Amici di Atti Sport 24, bentornati. Nuova puntata di Aspettando la Serie A è pronta a riconquistare il centro della scena dopo il turno di Coppa e 14ª giornata con tanti match interessanti. Andiamo subito allora a presentare i nostri opinionisti. Il bentornato caloroso ad Antonio Rea. Ciao Antonio. Ciao Andrea, è sempre un piacere parlare di calcio con voi e ovviamente all'amico di tante avventure, Gennaro. E il bentornato a Gennaro Perna. Ciao Gennaro, un abbraccio affettuoso anche a te. Ciao Andrea, un abbraccio affettuoso ai nostri telespettatori e ad Antonio in particolare. Ragazzi, big match della 14ª di Serie A, Napoli-Inter, la sfida del Maradona. Gennaro, iniziamo da te. Come arrivano queste due formazioni al big match? Allora, arrivano con prima di tutto con una distanza in classifica rilevante, nel senso che i 3 punti saranno in questa prossima partita importantissimi per il Napoli per cercare di chiudere un eventuale gap con la squadra nerazzurra di Milano in ottica anche sogno scudetto, riconfermo dello scudetto dello scorso anno, anche perché non dimentichiamo mai che i partenopei hanno cucito sul petto il tricolore e quindi devono fare di tutto per provare a vincerlo fino all'ultima giornata. Quindi è una partita alla quale il Napoli arriva sicuramente bene in fiducia dopo la splendida, importantissima vittoria di Bergamo e dopo la buona prestazione condizionata da qualche episodio negativo contro il fortissimo Real Madrid, seppur rimaneggiato con circa 8 assenze. Il Napoli ha dimostrato di avere, a mio parere, un calo fisico negli ultimi minuti di entrambe le gare. Addirittura contro a Bergamo è parso tutto il secondo tempo in calo, contro il Madrid almeno gli ultimi 10-15 minuti. Quindi è una squadra che dovrà capire quali forze residue le sono rimaste in questa giornata dopo questo trittico di partite, e mettere sicuramente tutta l'anima e tutta la voglia che avranno i calciatori in campo. Dal punto di vista invece dell'Inter, ha pareggiato con i bianconeri della Juventus, evitando il sorpasso in classifica in una partita, devo dire, bruttina, veramente brutta, soprattutto il secondo tempo, ma che ha portato, come dire, il risultato a casa per i neroazzurri, lasciando immutata la distanza. Dalla Champions l'Inter era già qualificato, ha fatto una buona partita, ma io non trae sicuramente motivazioni né nel senso positivo né in quello negativo. Quindi una partita interessante dove l'Inter secondo me potrebbe accontentarsi anche di un pareggio, ma proverà a vincere. Dall'altra il Napoli, se vuole continuare nell'era Mazzarri, l'inversione di tendenza deve battere i nerazzurri. Antonio, dal punto di vista tattico, che tipo di partita ci possiamo aspettare? Intanto parto dalla segnalazione fatta da Gennaro precedentemente, ovvero la condizione fisica. Il Napoli sia a Madrid che con l'Atalanta ha dimostrato, diciamo, un calo nella seconda parte di gara, per cui potrebbe essere frutto di una eventuale preparazione non proprio consona fatta quando c'era Garcia come allenatore, mentre l'Inter, che peraltro ha fatto riposare nel turno infrasettimanale di Champions gran parte dei titolarissimi, si trova in una condizione migliore da questo punto di vista. Detto questo, tatticamente mi aspetto una gara bloccata dall'Inter con baricentro basso e tutti gli uomini dietro la linea di palla. Proveranno a, come dire, a schermare i passaggi verso Osimhen, a bloccare le trame che partono da Lobotka, mentre il Napoli proverà invece a stanarli con giro palla veloce, manovra sempre con massimo 2 tocchi. Chiaramente il Napoli dovrà fare la partita perché è obbligato, tra virgolette, a vincere e deve stare però attento a non scoprirsi, perché poi l'Inter, con questo atteggiamento sornione, poi a un certo punto riparte quando ha la possibilità. E quando riparte, riparte in velocità con le mezzali che si inseriscono, con gli esterni che sono rapidissimi e molto bravi tecnicamente. Mi riferisco in particolare a Di Marco, ma anche Dumfries dall'altra parte. Per cui questo sarà più o meno lo spartito tattico della gara.
Una nota, diciamo, la mancanza di un terzino sinistro di ruolo in questo momento nelle fila del Napoli è un problema perché diciamo, non consente e non dà supporto a Kvara nella fase offensiva con le sovrapposizioni perché diciamo, ai lui Juan Jesus non è un terzino di ruolo, non ha il passo, non ha il piede, non ha la tecnica per fare quello. Quindi questo sarà un elemento perché Kvara chiaramente è uno di quelli che ti può far saltare il banco da un momento all'altro. Gennaro, nell'anticipo di questa sera la Juventus si incrocia sulla sua strada il Monza. Che valore assumerebbe nel percorso dei bianconeri piegare la squadra che l'anno scorso gli ha tolto 6 punti? Un valore altissimo, perché noi abbiamo più volte detto che abbiamo citato qualche squadra come il Bologna, come la Fiorentina e anche il Monza come potenziali sorprese di questo campionato. E come dicevi tu, il dato statistico che ha portato lo scorso anno a perdere 6 punti da parte dei bianconeri, se i bianconeri dovessero vincere nell'anticipo, sicuramente sarebbe un chiaro segnale dell'inversione di tendenza che già si vede onestamente in questo campionato da parte dei bianconeri, un'inversione di tendenza principalmente sul piano dei risultati che sul piano del gioco, dove, come abbiamo detto più volte, rubo un termine ad Antonio, il canovaccio tattico di Allegri è di fatto nullo se non inesistente, se non abbastanza conservativo per usare un eufemismo. Quindi dovesse vincere la Juve, ci sarebbe un'inversione di tendenza importantissima, sia per mettere pressione all'Inter, che arriverà, come abbiamo descritto poc'anzi, al Maradona, sia per far capire al campionato che la Juve di quest'anno è una Juve capace di vincere laddove non vinceva lo scorso campionato. Antonio, l'emergenza infortuni, la qualificazione Champions appesa a un filo, il Milan atteso dal match interno col Frosinone punterà ancora su Stefano Pioli o la panchina è a rischio? Ma ricordiamoci che il Milan, intanto 2 anni fa con Stefano Pioli sulla panchina, ha vinto uno scudetto, un miracoloso scudetto, e quindi il tecnico comunque merita la fiducia. Chiaramente il Milan sta subendo pure tutta una serie di infortuni incredibili, un numero di infortunati che forse non ha precedenti nella recente Serie A. Questo dovuto probabilmente agli impegni continui e quindi lo stress che i giocatori subiscono. Quindi ti direi che fossi io, almeno fino a fine stagione, punterei su Pioli, che comunque è terzo in classifica e comunque ha ancora chance di superare il turno di Champions, anche se molto molto limitate. Detto questo, però, di fronte ci avrà una squadra che sta sorprendendo tutti. Io sinceramente non me l'aspettavo. Mi riferisco chiaramente al Frosinone, che è l'avversario di turno. È una squadra che gioca senza timore di reverenziali, senza farsi, come dire, condizionare dallo scenario e dallo stadio importante che può essere San Siro. È una squadra che è entrata nelle corde del suo allenatore, che veniva comunque da diversi esoneri e da diversi fallimenti nelle precedenti esperienze. Invece sembra che in Ciociaria ha trovato il suo habitat, un po' come successe con il Sassuolo qualche anno fa, dove venne fuori, diciamo, come allenatore. Quindi è una partita difficile. Poi, dopo i turni infrasettimanali, le squadre pagano un pochettino dazio di questi sforzi ulteriori. Per cui il risultato non è scontato, però il Milan deve portare a casa i 3 punti se non vuole accrescere ancora di più i malumori che serpeggiano dalle parti di Milano. Gennaro, che turno sarà quello che attende le romane? Lazio che riceve il Cagliari all'Olimpico, Roma in trasferta al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Allora, partiamo dalla Roma, Sassuolo, squadra ostica, sempre ben organizzata. Devo dire che quest'anno sta avendo qualche problema ad ottenere punti, ma è una squadra che prova sempre, per filosofia tattica dell'attuale allenatore, ma anche dei precedenti, ad ottenere punti tramite il gioco. Questa è una condizione che mette, tra virgolette, in difficoltà la Roma, perché la Roma invece ha proprio l'obiettivo opposto, quello di fermare sostanzialmente le fonti di gioco degli avversari, non far sviluppare una partita decente da un punto di vista tattico agli avversari e quindi
è una partita complicata. È chiaro che la Roma deve puntare ad ottenere i 3 punti perché, come ha detto il proprio allenatore, l'aver raggiunto, se non erro, 21 punti in classifica, essersi messa al comando degli inseguitori rispetto al quartetto di testa, dà sicuramente fiducia all'ambiente romano e romanista, però, come dice bene Mourinho, una squadra non si crea grandissime illusioni perché è una squadra discontinua, purtroppo, sul piano dei risultati. La discontinuità deriva dal non gioco, Certo. certamente. Quindi, partita complicata, il risultato in bilico, ma secondo me è una partita da tripla. Per quanto riguarda la Lazio è deludente in campionato, veramente deludente, però in Coppa è riuscita a vincere e a qualificarsi, non so se matematicamente, ma molto vicino alla qualificazione matematica, quindi è proprio matematica. Quindi grande, grande risultato in Europa da parte di Mister Sarri, in un ambiente che però sicuramente non è soddisfatto sul piano del risultato e dei risultati in campionato. Il Cagliari è avversario allenato benissimo da un allenatore di esperienza. Anche qui vedo una partita da tripla, però vedo la Lazio sinceramente favorita. Antonio, per chi pesa di più la posta in palio del Monday Night Torino-Atalanta? Sono due squadre che giocano un calcio abbastanza speculare. Diciamo che l'Atalanta ha avuto nelle ultime 3 partite, ha fatto un solo punto e siccome ha dei sogni di gloria in più rispetto al Torino, penso che è l'opportunità per riscattarsi, se non vuole dire addio, non dico definitivamente, ma comunque se non vuole staccarsi dal treno davanti che continua a correre. Quindi a mio avviso pesa molto di più per l'Atalanta, anche se il Torino dopo una partenza più o meno positiva, almeno in termini di risultati, adesso sta avendo diciamo qua viene da una sconfitta e un'ulteriore sconfitta potrebbe comunque risucchiare la squadra granata diciamo, nella lotta per non retrocedere. Quindi pesa per entrambe, ma a mio avviso più per l'Atalanta. Gennaro, chiudo con te. Quali novità ci riserverà la lotta per la salvezza? Genoa-Empoli e Udinese-Verona spiccano. Sì, allora Genoa-Empoli sono due squadre che hanno bisogno di punti. Girardino in conferenza che si sta svolgendo in questi minuti lascia ancora qualche dubbio sulla presenza di Retegui che probabilmente non dovrebbe essere della partita. L'Empoli è una squadra che gioca bene al calcio con un allenatore che a me piace tantissimo, sinceramente, che è Andrea Azzoli. Quindi una partita molto aperta dove però come dici tu, i 3 punti scottano tantissimo. Udinese-Verona, Udinese con il cambio di allenatore in crescita, il Verona invece è sempre in crisi perché fa fatica, ha una grande difficoltà a far gol e questo nel campionato italiano nella Serie A è fondamentale. Quindi vedo anche qui l'Udinese favorita, ma le partite di salvezza con le squadre con l'acqua alla gola sicuramente lasciano aperti a tante sorprese. Le partite, come dice Antonio, vanno sempre giocate. Quindi partite con risultati aperti, ma vedo Genoa e Udinese leggermente favoriti. Va bene, siamo così al termine di questa chiacchierata. Io ringrazio Antonio Re e Gennaro Perna per essere intervenuti e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao ragazzi, grazie. Ciao Andrea, ciao Gennaro, un saluto agli amici in ascolto. Ciao a tutti, Andrea e Antonio, un grandissimo abbraccio.